Ci siamo, buonasera a tutti. Vi chiedo di dare il benvenuto al regista e alla produttrice di A Cup of Coffee and New Shoes On, Gentian e Gianina. Benvenuti. Ok, come sempre questo spazio è vostro per domandare al regista, appunto alla produttrice, se avete curiosità, domande sul film che avete appena visto. Giustamente vi è stato presentato anche come una sfida, quindi magari avete voglia di dire se per voi è stata una sfida. Quindi vi invito ad alzare la mano e a segnalare se avete qualcosa da domandare ai nostri ospiti. Intanto comincio io con la domanda più facile, ma forse non è così facile. Il film è ispirato a una storia vera. Quindi chiedo semplicemente a entrambi se hanno voglia di raccontarci come si sono imbattuti nella storia di questi due fratelli e perché hanno avuto voglia di portarla sullo schermo. Ok, understand it. Yes. Okay. This movie is inspired on a true story, actually. The story comes from Marina, my wife. She has another life. I mean, she is a philosopher. First life, but she was a producer too, and she was in a conference in Brooklyn when the doctor of the real twins presented the story as a case study. So I was in Albania at the time because I was working with my first feature film. Okay. And when she told me the story on the phone, two lines, I was in love with this story. I know that it was very difficult to bring in a big screen, but I was in love. And I leave the part because I have to shoot my first feature film, and I start working with this project in 2018. So now it's in a big screen. This was the question. Allora, questo film nasce effettivamente, è ispirato ad una storia vera, e la storia viene da Blerina, che ha un'altra vita, nel senso che è una filosofa, ed era prima di fare la produttrice, ed era è stata ad una conferenza dove ha incontrato il medico dei due ragazzi della storia. E quando è tornata da questa conferenza, io stavo preparando il mio primo film, mi ha raccontato questa storia, me ne sono innamorato e ho pensato che assolutamente dovevo farci un film sopra. Poi ho lasciato da parte la storia per un po' per fare il primo film e ci sono tornato nel 2018. C'è qualche domanda? Volete dialogare? Non ancora, ci state ancora pensando, giustamente, vi lascio ancora qualche minuto. Intanto volevo parlare di uno degli elementi più forti del film, che sono le interpretazioni straordinarie dei due gemelli che danno vita a Jim e Zezim, sono due attori portoghesi, Rafael e Edgar Moraes. Il film è una coproduzione tra Albania, Portogallo, Grecia e Kosovo, se non erro, e quindi anche qui vi chiedo di raccontarci un po' come avete incontrato questi due attori e il lavoro, credo, incredibile che hanno dovuto fare per imparare la lingua dei segni, la lingua dei segni albanese, tra l'altro, essendo loro portoghesi. Credo abbia colpito tutti l'interpretazione di questi due attori, quindi vogliamo saperne di più. When we present the project in the markets during the financing of the project, all the producers who wanted to work with us, they told me that it's a great story, but it's very difficult to find the cast, where you are going to find this cast. At that time, for me, it was not, I mean, I was thinking just of where, we was thinking just to finance the movie, and I was not thinking where I'm going to find this actor, but of course it was, in my mind all the time, it was that this would be not a difficult, easy cast to find. I mean, it would be very difficult to find them. Anyway, when the pandemic started, because this project passed a lot of difficulties. When the pandemic started, when we was blocked in the house, isolated, yeah. I don't want to surrender to the pandemic, and I start online casting. So I sent the email message, and I put in all my social media to find them.
We have a very good proposal from all over the world, from America, Italia, and other countries. But I was in love with these two guys, I mean Rafael and Edgar Morales, because I feel when I saw the video that they sent to me that they are very good actors, but because me, I want to meet for this movie, since are very deep characters, I needed to have a very good film, professional film actress. So it was not. Allora, quando abbiamo cominciato a presentare il progetto nei mercati, nei festival per trovare i finanziamenti, e effettivamente un sacco di persone ci hanno detto che sarebbe stato molto difficile fare un casting poi per questo film, sarebbe stata la cosa più complicata. Lì per lì noi non ci avevamo pensato, eravamo molto più preoccupati a cercare di trovare i finanziamenti, quindi non ci abbiamo pensato. Effettivamente a un certo punto ci siamo detti come poter fare a trovare le persone adatte, e nel frattempo è iniziata la pandemia. Nel momento dell'isolamento in casa io però continuavo a pensare a questo casting e non mi sono voluto arrendere, e allora ho cominciato a fare un casting online. Mi sono detto che ho mandato appunto una call internazionale e ricevuto delle ottime risposte da parecchie parti del mondo, e mi sono detto che però, siccome i personaggi erano molto profondi ed erano molto intensi, dovevano esserci dei grossi professionisti alle spalle, e nel momento in cui ho conosciuto questi due attori mi sono così innamorato subito di loro. Because I see on them that they can do this contrast that I wanted to the acting. I mean, they are good looking, but when they smile, they feel, I mean, fantastic. But at the same time, the drama was very stronger. So me, I wanted to have this contrast between them. So I find this in this. And about the sign language, when we started the project, when I wrote the script and all this, I didn't know that in Albania, because my ignorance is English or Italian. We have Albanian sign language. So when we start research about the project, because we did a lot of research about this project, I discovered that we have Albanian sign language, and the community in Albania, it's a big community. We are a small country, but the community was very big. So this was a big problem for the production. But we decide to shoot the film in Albanian sign language and not in English or maybe international sign language. So the actors, they learn for 6 months Albanian sign language. So they speak Albanian sign language. I don't speak. Vena speak because she follows this project. But it said I direct them in English and they speak in Albanian. So it was something. But at the end, me wanted that the Albanian sign language to be very good, to respect the community when they go to theater to see the film, they don't need the translation. So this was very important for us, and we did that. And I'm very happy that the actors did that as a professional. Allora, questi attori appunto mi hanno colpito subito perché avevano questa caratteristica particolare, nel senso che sono indubbiamente due bei ragazzi, per cui hanno un bel aspetto, però contemporaneamente sul loro volto, nel momento in cui inizia il dramma, si vede tutto il loro dolore e proprio la sofferenza, la paura e il dramma sui loro volti. E quindi era proprio il contrasto che io cercavo in questi personaggi, quindi loro erano perfetti. E per quanto riguarda la lingua dei segni albanese, che loro, virgolette, parlano durante il film, io ho scoperto, proprio ammetto la mia ignoranza, ho scoperto in questa occasione che esisteva una lingua dei segni albanese, e che tra l'altro c'è una comunità, siamo un paese abbastanza piccolo, ma c'è una grossa comunità di persone che utilizzano questa lingua. E quindi nostri attori per 6 mesi hanno studiato la lingua dei segni albanese, l'hanno imparata bene. Io non la so
parlare assolutamente. Blerina sì, perché ha seguito il progetto insieme a loro, e diciamo che quindi alla fine è stata una cosa interessante, è stato difficile dal punto di vista produttivo, ma è stato anche interessante perché io appunto non parlo la lingua dei segni albanese, quindi con loro interagivo in inglese e poi loro rispondevano in albanese con la lingua dei segni. Però diciamo che la cosa che mi ha dato una grande soddisfazione alla fine è che sono stati talmente bravi i nostri attori che, mostrando questo film a persone non udenti albanesi, non hanno avuto bisogno della traduzione, quindi evidentemente la lingua dei segni albanese ha funzionato e l'hanno imparata veramente bene. Tra l'altro il film è stato selezionato, era la scelta dell'Albania per la selezione dell'Oscar al miglior film internazionale, quindi era, insomma, non è entrato nella cinquina, ma era la scelta nazionale per concorrere agli Oscar. Avete gli ultimi minuti se volete approfittare. Ecco una domanda, le porto il microfono. Ho visto che il finale, come in tanti film di questi, anche l'altra sera, finale aperto, forse perché è una storia vera e magari i protagonisti sono ancora vivi, non si sa, oppure visto che ha messo anche un po' di fiction, non ho capito bene fino a che punto è la fiction o la storia vera. Poi senza musica in totale tutto il film, senza un suono, e voglio sapere se è una scelta perché loro due sono sordomuti o per altri motivi. Okay, the film is inspired in a true story. I mean, it's just two lines, and everything is a fiction. It's my fantasy, in a way. The end is open because I want to give you the chance to give to this movie your end, and not my end, not to feel the direct. So I leave it open. I'm very happy that you mentioned that. I have a big discussion with myself about this, and. So this was me. I like to give open ending and the chance to public to give his ending and not my ending. The film is without music because I'm trying to propose something in a style, let's say, something that maybe we have no time to discuss here, but I started from my first feature film and I'm doing on this too, to try to cut artificial of language of cinema. What is this for me? It's something that, the light with the big contrast, I mean, the camera movement, the music, that I love the music. I love the director that they use the music in the films. But for me, it's something that it's artificial, because if the director doesn't do very well the mise-en-scène, I mean, and the mise-en-scène has not a motion, we ask the help of composer to do that. But me, I like this crudo is English thing, crudo is Italian, and because I want to have this feeling that you have, that public, we know that we're going to see a movie, we are not in Cinema Paradiso anymore, we know that we have a lot of fans, we shoot footage, and the public know that we're going to see a movie, and when the lights go down, I want the public to follow the film and the story with his eyes, and to forget the director. So, to have this that you mentioned, I don't know where is the real and where is the fiction. So, because I want you to go deep, deep, deep to the story and to forget the director. To be honest, it's very difficult. It's one of the most difficult things that one director can do. I told my crew, my cast, and myself that we are all naked in front of a camera, naked as a metaphor. I'm not going to cover you. You have to be real. I have to be real. Everyone should be real, because I want the public to follow the story with his eyes. So I don't know if I'm clear, but I'm trying to propose this. Sorry. I'm happy that you, yes, it's the end of the movie. Yes, the titles, you can understand the titles just after the last scene. Allora.
Allora sì, in effetti il finale, allora la storia è ispirata ad una storia vera, però in gran parte è il mio film, è quello che io ho pensato ed è fiction, quindi. E il finale è volontariamente aperto perché ci ho pensato molto, però io amo l'idea di dare al pubblico la possibilità di trovare un suo proprio finale, quindi non voglio io imporre il mio finale. E quindi il finale è effettivamente quello del titolo, cioè una tazzina di caffè e un paio di scarpe nuove, e da lì può succedere qualsiasi cosa. E, per quanto riguarda il discorso musicale, effettivamente è stata proprio una scelta voluta, perché ho cercato di lavorare sul togliere quello che talvolta può diventare artificiale nel cinema. La musica talvolta può avere ha degli effetti meravigliosi, però talvolta può anche coprire, che ne so, delle performance attoriali meno belle o un film meno bello. Invece io ho chiarito con tutta la mia troupe, con gli attori, che noi eravamo in un certo senso simbolicamente tutti nudi davanti alla macchina da presa, e che quindi dovevamo dare il meglio di noi stessi, perché io non avrei coperto nessuno di noi con qualsiasi cosa che fossero appunto sistemi estetici, cinematografici o musicali, che quindi appunto perché la mia idea nel momento in cui si spengono le luci è di cercare di portare il pubblico completamente dentro al film, nel profondo, e seguire il film passo per passo. Dobbiamo purtroppo, ultimissima domanda, perché dobbiamo fare spazio alla prossima proiezione. Grazie mille. No, sono curiosa di sapere, questa palette così curata di azzurri, grigio e verdi, con qualche tocco di giallo, un limone ogni tanto appoggiato, soprattutto all'inizio, poi diventa sempre più fredda, non è naturale, è artificiale, quanto forse la colonna sonora, però sicuramente c'è un significato. Volevo capire meglio la scelta. Non sono d'accordo con te. Bene. Non credo che è artificiale. Credo che è la mia pittura. Credo che è la mia pittura. Paint. Sì, pittura. Non sono d'accordo, scusa. Sì, certo che c'è. Voglio andare dentro del vostro emozione, come si dice? Sì, così uso il colore per questo. I don't know. I wanted to talk a bit in English, but yeah. I understood the essence of your question. And somehow I agree with you, because I think. But it's not a matter of being in contrast. Yeah? Yes, it's just curiosity to better it's understand. Kind of war against cinema artifices is somehow, at a certain point, impossible. Because let's say that the last artificial device of the cinema, and also like the ultimate one, which makes it possible, is the camera. So let's say that it's a continuous war. So somehow, yes, there is. We cannot erase the camera, we cannot erase the image. So. But I'm very proud about my cover in the movie. I don't know. I love that too. Because I didn't see the film, so I cannot talk. I think the quality is okay here, but I'm very proud about the color. We did a very good job with color gradings with my colorist. So yes, the color had a concept too. I mean, it's to play with the emotion of the public. Of course, we directors, we have some tools. I cannot cut all the tools. I mean, I'm trying to cut most of them, but not all, you know. But I am happy about the color, and so, yeah. Sorry, I was very direct, but... No, però... Il concetto era chiaro, però comunque, perché il concetto era chiaro, perché in effetti è effettivamente la sua estetica, e per cui lui dice che è contento effettivamente del risultato, però i colori sono proprio voluti per provocare delle emozioni nel pubblico, e lei aggiungeva che in effetti il tentativo
che loro fanno è di cercare di togliere il più possibile artifici dal cinema, ma effettivamente si dice che l'assoluto artificio del cinema è anche solo il fatto che ci sia una macchina da presa davanti, e quindi siccome se vogliamo il cinema quella non possiamo eliminarla, qualcosa bisogna poi tenerlo di artificiale. Lingua del cinema, no cinema, lingua del cinema. Sì, sì, della lingua del cinema, certo. Grazie davvero anche per la passione che avete visto anche di persona, e dobbiamo lasciare spazio alla prossima proiezione, perciò grazie mille a Anthony e a Verina, davvero grazie. Vi ricordo che anche per questo film potete votare per il premio del pubblico, e grazie mille, buon proseguimento di festival, grazie ancora. Sì.